Nel primo test amichevole della stagione il nuovo Chieti pareggia 3-3 all'Angelini contro il Penne, formazione di eccellenza apparsa già in forma campionato. Viceversa, neroverdi ancora con le gambe un po' pesanti, ma è normale visto che la preparazione estiva è appena terminata. La squadra dovrà insomma continuare a lavorare, a conoscersi meglio, tanti giocatori nuovi e soprattutto dovrà recepire i nuovi dettami tattici del neotecnico Giovanni Gnoffo, che nel suo 4-3-3 predilige il gioco a terra. Qualche buona trama si è comunque intravista e nei due prossimi test già programmati, lunedì 19 e domenica 25 agosto, sempre all'Angelini contro Castelnuovo e Turris Valpescara, si attendono dei miglioramenti. A proposito dei miglioramenti, il terreno dello stadio è apparso in cattive condizioni, pesantemente ingiallito dal gran caldo e dalla siccità. La speranza è di rivederlo presto verde. Questo è il primo 11 schierato da Gnoffo. Mercorelli tra i pali, Ferrari e Cagliazza in mezzo, con Oddo a destra e Guerriero a sinistra. A centrocampo il 2006 Cordova nel ruolo di play, con Capitan Furgione e Belli ai lati. In attacco il tridente Gibilterra, Fall e Touré. Quest'ultimo verrà tesserato dopo il 19 di agosto. E veniamo ai momenti salienti del match con le immagini di Alberto Capo. Forgione strappa subito applausi con un gol in rovesciata, un colpo che ha mandato in visibilio gli oltre 1500 dell'Angelini. Il Penne però reagisce e raggiunge il pari con Rosas, che approfitta di una sbavatura difensiva. Sullo finire del primo tempo il Chieti passa di nuovo in vantaggio con Touré, che raccoglie un cross dalla destra, ma il Penne risponde con un rigore trasformato da Di Lollo. Squadre dunque negli spogliatoi sul parziale di 2-2. Nella ripresa girandola di sostituzioni, i neroverdi agguantano il vantaggio con Gibilterra dal dischetto prima del definitivo 3-3 dei Vestini con la Penna in chiusura di match. Ed ora le impressioni dalla sala stampa con il tecnico Gnoffo e il presidente Russo, che parla del futuro assetto societario. Sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno risposto positivamente a quello che era la mia richiesta, che era quella di mantenere un atteggiamento e soprattutto una concentrazione alta sin dai primi minuti, per quello che abbiamo provato in questi 12 giorni. Ovviamente ancora qualcuno ci ha a malapena 45 minuti, quindi sono riuscito poi a dare spazio pure a tutti gli altri, e ci siamo ritrovati nella parte finale ad avere anche qualche elemento che aveva veramente nemmeno un allenamento con noi, tipo Di Paolo Antonio. Lamberti aveva avuto 3-4 sedute all'inizio di tiro, che poi l'ho buttato dentro per forza maggiore. I ragazzi stanno veramente dimostrando una disponibilità unica, e questo mi dà fiducia e positività, e soprattutto mi è piaciuto anche che hanno provato esagerando, certe volte forzando determinate cose che abbiamo provato, perché questo fa capire che i ragazzi credono in quello che stiamo facendo, e di conseguenza è un aspetto fondamentale. Sicuramente dobbiamo migliorare e limare tantissimi errori visti stasera, da quelli tecnici a quelli di scelta, però questo fa parte di questo percorso che stiamo appena cominciando, quindi questo mi lascia ben fiducioso. Domani vado a Bologna, appuntamento con il dottor Serra, con Ettore Serra e Nicola Di Matteo per le quote, quindi risolviamo un altro problema. Fino adesso ho rischiato, a dire il vero, facendo degli investimenti anche pur non avendo le quote, ma l'ho fatto per amore di questi ragazzi, per amore di questa città, l'ho fatto per Chieti, perché ero consapevole che comunque stavo avendo a che fare con delle persone serie, perché ripeto, Ettore e Nicola con me si sono sempre comportati bene. Poi quindi domani abbiamo preso un appuntamento e concludiamo questa situazione una volta e per tutte.